avesse valutato Socrate, come si dice dalla buccia, non l'avrebbe pagato un soldo. Aveva una faccia da bifolco, un'aria bovina, il naso schiacciato e pieno di moccio. L'avresti detto un buffone, tardo e ottuso. Vestiva in modo trasandato, parlava un linguaggio semplice, dimesso, da uomo del popolo. La sua abitudine di infilare una facezia dietro l'altra gli dava un'aria da istrione. In un'età in cui l'ambizione di passare per sapienti divampava fra gli insipienti e rasentava la follia, in un'età in cui Gorgia non era il solo amenarvanto di dominare ogni campo dello scibile, anzi, ogni angolo pullulava di simili cianciatori, Socrate, sola eccezione, proclamava a destra e a manca che la sua sapienza si riduceva ad un unico punto. Sapeva di non saper niente. La fortuna non aveva la minima presa su di lui, di paure non ne conosceva. Non attorto dunque, in un'età in cui ogni angolo pullulava di sapienti, proprio questo buffone e lui solo fu proclamato sapiente dall'oracolo divino. Chi nulla sapeva fu giudicato più sapiente di chi si vantava di nulla ignorare, anzi, proprio per questo fu giudicato più sapiente degli altri, perché era il solo che nulla sapeva. La vita di Socrate comincia e finisce con due date emblematiche. Socrate nasce nel 469 a.C., che è l'anno della battaglia dell'Eurimedonte, cioè dell'ultimo grande scontro tra i greci e i persiani. E quindi Socrate inizia e conduce la sua vita nel periodo in cui la Grecia si sente forte e orgogliosa di aver cacciato i persiani dall'Egeo e di aver allontanato quella minaccia terribile. Socrate muore nel 399, cioè nel momento in cui comincia il declino politico di Atene, si è instaurata sulla Grecia l'egemonia di Sparta e comincia veramente un nuovo capitolo nella storia antica il periodo di Simone, il periodo di Pericle, il periodo della guerra del Peloponneso. Tra queste due date la vita di Socrate si identifica con la vita di Atene. Socrate, amici, comincerò a lodarlo così, per via di paragoni Costui crederà forse che io voglia farvi ridere alle sue spalle, eppure il paragone mira a rappresentarvelo qual è realmente, non a metterli in burla. Dico dunque che egli è similissimo a quei sileni esposti nelle botteghe degli scultori, che gli artisti raffigurano con zampogno flauti in mano, e che aperti in due mostrano nell'interno immagini di dei. E dico per di più che somiglia al satiro Marsia, e che tu sia nell'aspetto simile a quelli. Neanche tu, Socrate, oseresti metterli in dubbio. E come somigli loro in tutto il resto, ascolta. Sei un grande canzonatore o no? Se lo neghi presenterò dei testimoni. E un flautista? No? Anzi, più meraviglioso di Marsia. Ancora oggi devo riconoscere a me stesso che se soltanto fossi disposto a prestargli orecchio, resisterei e proverei gli stessi effetti. Perché lui mi piega a confessare che mentre difetto di mille cose, di me stesso non mi curo, ma mi occupo degli affari d'Atene. Facendomi violenza, distraggo le mie orecchie da lui come dalle sirene, e mi allontano fuggendo, perché non avvenga che io invecchi accoccolato vicino a lui. E solo di fronte a quest'uomo io ho provato Cosa che nessuno sospetterebbe in me, la vergogna di fronte a qualcuno. Ma io di lui solo provo vergogna, perché riconosco in me stesso che non sono capace di controbattere che ciò che lui pretende non si debba fare. Ma, appena mi allontano da lui, sono vinto dall'ambizione di onori pubblici, sicché sì lo evito e lo fuggo, e ogni volta che lo vedo mi vergogno d'avergli dato ragione. E spesso sarei felice se non fosse più tra i vivi. Ma so bene che se ciò avvenisse ne sarei più angosciato, così che non so proprio cosa farne di quest'uomo. Dall'antichità ci è arrivato un quadro così complesso e così allusivo di Socrate che ogni epoca della storia umana ci ha rivisto qualche cosa che le apparteneva. Eh, la tradizione cristiana ha considerato Socrate uno dei pensatori pagani più alti, uno di quelli che più si è avvicinato al messaggio evangelico. Il Rinascimento ha considerato Socrate uno dei suoi padri. Erasmo da Rotterdam diceva Santo Socrate prega per noi. E l'età dell'illuminismo ha visto anch'essa in Socrate... Un suo precursore. Voglio dire, ogni epoca ha ricostruito una propria immagine di Socrate, ma ha indicato anche che quella di Socrate è una figura molto complessa. Molto... E perfino quelli che non hanno avuto simpatia per Socrate, per esempio Nietzsche, ha avuto verso di lui però un atteggiamento tale che imponeva la sua importanza. Quindi, io credo che la, la vera ragione della. Continua presenza di Socrate nella nostra tradizione culturale sia dovuta al fatto che Socrate è stato veramente il primo filosofo, cioè colui che per primo ha riconosciuto di non sapere e per questo ha desiderato di sapere. Questo credo che sia la ragione fondamentale che fa di Socrate una delle fonti perenni della riflessione filosofica. Nell'apologia Platone tratteggia un filosofo che muove nella sua riflessione da un'idea centrale. Socrate sa di non sapere nulla. Come va interpretato questo sapere di non sapere? Il non sapere di Socrate ha in se stesso molteplici significati e molteplici sensi, poiché, come ha detto lei stesso, è anche un non sapere ironico. È un non sapere che è consapevole di sé e dunque è consapevole dei propri limiti. Un non sapere che è inteso naturalmente in senso polemico, contro coloro che pretendono di sapere troppo, nei confronti dei quali si ricorda che il non sapere rappresenta lo stato normale dell'uomo. In Ruf, la prima L'atteggiamento primariamente socratico è quello per cui egli si confronta con un interlocutore che vuole richiamare, mi esprimo in termini moderni, ma ciò forse non guasta, che vuole richiamare alla responsabilità delle sue affermazioni, che egli poi con ciò allontani inoltre il singolo dalla società. <coughs> È per me difficilmente dubitabile, poiché se guardiamo per un attimo agli altri socratici, oltre Platone e oltre il buon Senofonte, se guardiamo a Deuclide, Fedone, Antistene, Eschine, Aristippo, allora appare chiaro che la tendenza di Socrate è in primo luogo quella di richiamare l'attenzione del singolo su se stesso. Io non so, ateniesi, quali impressioni vi abbiano fatto i discorsi dei miei accusatori. Tutti voi conoscete Cherofonte, fumo amici da ragazzi. Un giorno Cherofonte, andato ad Elfi, volle interrogare l'oracolo intorno a me. Chiese dunque al nome... Se in te vi fosse qualcuno più sapiente di me, ebbene, la Pitia rispose che più sapiente di Socrate non c'era nessuno. Udita la risposta dell'oracolo, rifletté in questo modo. Che cosa mai vuol dire il Dio? Che cosa nasconde sotto l'enigma? Perché io per me non ho proprio coscienza di essere sapiente. Né poco né molto. Che cosa dunque vuol dire il Dio quando dice che sono il più sapiente degli uomini? Certo non mente che non può mentire. E per lungo tempo rimasi in questa incertezza. Che cosa mai il Dio voleva dire? Finalmente, sebbene assai controvoglia, mi mise a farne ricerca in questo modo andai da uno di quelli che hanno fama di essere sapienti, pensando che solamente così avrei potuto smentire l'oracolo e rispondere al vaticinio. Ecco, questo qui è più sapiente di me e tu dicevi che ero io. Mentre dunque io stavo esaminando costui, il nome non c'è bisogno che ve lo dica, Ateniesi, mi basti che era uno dei nostri uomini politici, questo tale con cui, esaminandolo e ragionandoci insieme, Feci l'esperimento che sto per dirvi, mi sembrò che quest'uomo avesse sì, l'aria di essere sapiente agli occhi degli altri e particolarmente di se stesso. Ma che non lo fosse veramente. E allora mi provai di farglielo capire che credeva di essere sapiente, ma non lo era. E così da quel momento non solo venni in odio a quest'uomo ma a molti di coloro che erano presenti. E andandomene via dovetti concludere fra me e me che di quest'uomo ero veramente più sapiente io, in questo senso, che l'uno e l'altro di noi due poteva pur darsi che non sapesse niente né di buono né di bello, ma costui credeva di sapere e non sapeva, io invece non sapevo ma neanche credevo di sapere. Per questa mia ricerca ed esamina, Ateniesi, mi caddero addosso tante inimicizie, e così aspre e crudeli da generare poi la calunnia sulle mie spalle, aggravandola col nome di sapiente. Socrate ha come atteggiamento costante quello di revocare in dubbio Tutte le certezze che gli sono presentate come tali. Il sofista crede di sapere che cos'è la virtù, e Socrate lo mette in dubbio. Il grande stratega crede di sapere che cos'è la tecnica militare, e Socrate, in Senofonte, lo mette in dubbio. L'artista crede di sapere che cos'è l'ispirazione e la poesia, e Socrate lo mette in dubbio. Ma l'intento di Socrate è quello, attraverso questo dubbio, attraverso questa confutazione, attraverso questo esame, quello di provare se veramente il suo interlocutore sa o crede soltanto di sapere, cioè se di fronte alle sue obiezioni egli ha una risposta convincente oppure no. In questo senso l'atteggiamento fondamentale di Socrate è l'atteggiamento elenctico, confutatorio. Ecco. Però Socrate che ironizza, il Socrate che dissimula, perché questo è il senso del termine ironia eh, nel linguaggio socratico, cioè Socrate che dissimula la propria ignoranza di fronte alla pretesa di sapienza altrui. Questo Socrate ironico, dissimulatore, confutatorio è soltanto una parte dell'immagine di Socrate. Nel senso che poi questa ironia, questa dissimulazione, questa confutazione trovavano legittimità e ispirazione dal fatto che soltanto attraverso la discussione sarebbe stato possibile progredire nella verità. E quindi erano diciamo pure strumenti dialettici che avevano lo scopo di far emergere il consenso. Perché la differenza fondamentale tra il dialogare socratico e la dialettica platonica, tra l'omologia, l'accordo, il consenso socratico e la verità platonica, è che Socrate Pone il consenso e la discussione come condizione della verità. Platone invece porrà la verità come condizione della discussione e della dialettica. E quindi il pensiero di Socrate rispetto a quello di Platone è un pensiero estremamente più laico, estremamente più critico, estremamente più eh, come dire, interrogante, dubitoso. socratico prende le mosse dal continuo interrogarsi sulla consapevolezza che l'interlocutore ha di ciò che sta dicendo. Su questa progressiva presa di coscienza giocano un ruolo di primo piano due concetti: quello di maieutica che ci richiama all'arte dello stetrico e quello di anamnesi, le reminiscenze. Cosa si intende con queste espressioni? Die maieutik uh, hängt ja letzten Endes an berühmten Troviamo espresso il significato della maieutica in un passo famoso del dialogo platonico te-teto. Il giovane è avido di sapere, pone una quantità di domande e spiega alla fine sospirando. Non so cosa farne di queste domande. E allora Socrate gli dice La mia arte di ostetrico in tutto il resto somiglia a quella delle levatrici. Ma ne differisce in questo che si esercita non sulle donne ma sugli uomini e provvede alle anime partorienti e non ai corpi. Ma ciò che costituisce il maggior vanto della mia arte è il poter mettere alla prova se la mente del giovane partorisce fantasma o menzogna o qualcosa di vitale di vero, poiché ho in comune con le levatrici che anch'io sono sterile di sapienza. È l'improvero che già tanti mi hanno fatto, che interrogo sì gli altri, ma non manifesto mai io stesso su nessuna questione il mio pensiero, poiché non ho nessun pensiero sapiente da esporre. È un rimprovero giusto. E la ragione è appunto questa, che il Dio mi costringe a fare da ostetrico, ma mi vietò di generare. Io sono dunque in me tutt'altro che sapiente, né da me è venuta fuori alcuna sapiente scoperta che sia generazione del mio animo. Di quelli invece che amano stare con me, alcuni da principio paiono anche del tutto ignoranti, ma tutti poi, continuando a frequentare la mia compagnia, ne traggono, quelli a cui il Dio lo conceda, un profitto straordinario come ritengono essi stessi e gli altri ed è chiaro che da me non hanno imparato nulla bensì proprio e solo da se stessi molte cose belle hanno trovato e generato ma di averli aiutati a generare il merito spetta al Dio e a me uh, Um es aus der Verborgenheit in die Sichtbarkeit zu bringen e la richiesta di aiuto per rendere visibile questo sapere nascosto è appunto la maieutica socratica, la quale, come tutto ciò che è socratico, si limita ad agire sull'altro in modo da aiutarlo a pervenire al sapere. L'anamnesi è invece il riemergere del ricordo, cioè la convinzione che ciò che si sa ora e che improvvisamente ci illumina, c'era già da sempre. In questo senso abbiamo il famoso esempio del Socrate platonico che nel Menone si incontra con un giovane servitore completamente incolto. Egli fa sì che questo giovane, il quale non sa nulla, che questo giovane riesca infine a dimostrare chiaramente e a spiegare una serie di teoremi matematici. È evidente che il giovane non ha imparato tutto ciò in un istante e nemmeno da bambino, ma che lo ha piuttosto saputo in una vita precedente e che tutto riaffiora ora nel ricordo, o meglio, viene fatto riemergere al ricordo proprio da Socrate. E da Socrate solo in die Erinnerung e questo sguardo retrospettivo a ciò che si è già da sempre saputo implica il fatto che Socrate a ragione si rifiuta di intendere ogni tipo di educazione, di apprendimento e di desiderio di sapere semplicemente come trasmissione di una qualche sorta di oggetti che ancora non si conoscono, ovvero come informazione. Proprio questo il Socrate platonico assolutamente non vuole. Egli vuole piuttosto richiamare alla realtà ciò che da sempre esiste. delle costanti del dialogo socratico è la ricerca di una definizione. Che cos'è il coraggio? Che cos'è la temperanza? chiede Socrate. A partire da Aristotele, la tradizione ci ha tramandato l'idea che Socrate sia stato l'inventore del concetto, del concetto in quanto universale. Si può parlare di Socrate in questi termini? Consideriamo il tema delle virtù. È caratteristico il fatto che il Socrate Platonico, nei primi dialoghi, esamini in maniera estremamente vasta i due concetti di coraggio e di temperanza. Si è coraggiosi, secondo Platone, non solo in guerra, ma anche in una malattia, o in una passeggiata in una foresta oscura, in una infermità, eccetera. In Platone e in Socrate il concetto non può essere facilmente delimitato, ma a ciò Aristotele reagisce molto nettamente. Se si dà un'occhiata al capitolo di Aristotele sul coraggio, si nota che si tratta soltanto del coraggio in guerra. Se si legge Aristotele intorno alla temperanza, ci si accorge che è soltanto temperanza dal punto di vista sessuale e nient'altro. È la consapevole riduzione di queste virtù ad un certo comportamento che è stabilito dalla società. È invece evidente che Socrate, al contrario, e questo si ritrova in tutti i suoi dialoghi, ricerca l'universale, ovvero ciò che è comune a lui e al suo interlocutore, o ai suoi interlocutori. Ed è dunque ragione che Aristotele ha detto più volte nella metafisica che opera di Socrate è da un lato la scoperta dell'universale. E dall'altro la scoperta della definizione. Orismos e Catolu sono ciò che Socrate ci ha lasciato in eredità, dal punto di vista di Aristotele, che non ha letto soltanto Platone, ma anche gli scritti degli altri Socratici. Ebbene Lachete, eccellente amico. Non prendiamo subito in esame tutta quanta la virtù. Il compito sarebbe forse un po' arduo. Ma vediamone prima una parte, per misurare le nostre forze. E l'indagine ci riuscirà naturalmente più facile. Facciamo pure come vuoi, Socrate. E quale parte scegliere della virtù? Senza dubbio quella a cui sembra tendere lo studio delle armi. E questa è, nell'opinione comune, il coraggio. Certo, questa è l'opinione comune. Ecco, innanzitutto, la chete, incominciamo a dire cos'è il coraggio. E dopo studieremo anche in qual modo se ne procuri la presenza ai giovani, per quanto è possibile che l'acquistino tramite gli esercizi e lo studio. Ma provati a rispondere alla mia domanda. Che cos'è il coraggio? Per Giove, Socrate. Non è difficile dirlo. Quando un soldato resta al suo posto, combatte contro i nemici e non fugge. Ecco, quest'uomo è coraggioso. Hai ragione, Lachete. Ma forse la colpa è mia se per non essermi spiegato chiaramente hai risposto non a ciò che pensavo, ma ad altro. Che vuoi dire, Socrate? Cercherò di spiegartelo se ne sono capace. Senz'altro è coraggioso il soldato che descrivi, che resta al suo posto e combatte contro i nemici. Io almeno lo credo. Anch'io lo credo. Ma che dire di quell'altro che abbandona il posto ma combatte contro i nemici mentre fugge? Mentre fugge? Sì, come gli sciti, per esempio di cui si dice che combattono fuggendo, non meno bene che mentre avanzano. va valutata la testimonianza aristotelica secondo cui a Socrate vanno attribuite la scoperta della definizione e la scoperta del concetto, dell'universale? Aristotele dice che due cose si possono legittimamente attribuire a Socrate, i ragionamenti induttivi e il definire universalmente. Questa frase di Aristotele è significativa per due motivi. Il primo è che essa dimostra che per Aristotele quale fosse il vero pensiero di Socrate era già un problema e presenta questa sua attribuzione dei ragionamenti induttivi e della definire universalmente, come la sua soluzione al problema di che cosa Socrate ha realmente pensato. Che vuol dire ragionamenti induttivi e che cosa vuol dire definire universalmente? Beh, queste sono due espressioni aristoteliche che appartengono al linguaggio aristotelico. Noi nei dialoghi di Platone, soprattutto nei dialoghi giovanili, non troviamo mai questa espressione. Cioè, Aristotele riteneva che l'interrogare socratico, il continuo domandare che cos'è la giustizia, che cos'è la saggezza e via dicendo. Mirasse a raccogliere tutti i casi particolari in cui la giustizia o la saggezza si manifesta per astrarre da questi casi particolari la definizione della giustizia o della saggezza. Questo procedimento, che storicamente è certamente di Socrate, Aristotele lo interpreta alla luce delle sue categorie filosofiche. Quindi il ragionamento induttivo è la raccolta diciamo, dei dati oppure dei casi in cui una determinata virtù, che è la cosa di cui Socrate si occupava di più, compare. Il definire universalmente è l'astrarre da tutta questa serie di casi particolari una unica definizione della virtù che vada bene, cioè che spieghi tutti i casi particolari. Dunque, ti dicevo poco fa che la colpa è mia se non hai risposto bene. Perché non ti ho posto bene la domanda? Vedi, io volevo interrogarti non solo sul coraggio dei fanti, ma anche su quello dei cavalieri e di tutti i combattenti in generale. E non solo su quelli che sono coraggiosi in guerra, ma anche su quanti sono coraggiosi di fronte ai pericoli del mare o di fronte alle malattie, alla povertà, alle vicende politiche. E ancora non solo su quelli che sono coraggiosi contro i dolori o i timori, ma anche sono tremendi combattenti contro i desideri e i piaceri, sia stando al loro posto sia fuggendo. Perché vi sono pure degli uomini, la Chete, coraggiosi in queste cose. Altro che Socrate. Allora tutti costoro sono coraggiosi. Ma gli uni esercitano... Il coraggio contro i piaceri e gli altri contro i dolori, gli uni contro i desideri e gli altri contro i timori, mentre ve ne sono altri che mostrano viltà nelle stesse circostanze. Certo? Io ti domandavo che cosa sono l'una e l'altra cosa, il coraggio e la viltà. Ecco, prova ancora a rispondermi. Dimmi adesso che cos'è il coraggio, che è identico in tutte le circostanze. O non capisci ancora cosa voglio dire? Proprio no. Mi spiego. Supponi per esempio che ti chiedessi che cos'è la velocità. La velocità che può trovarsi in noi sia nella corsa che nel pizzicare la cetra sia nel parlare che nell'imparare e in molte altre circostanze che ordinariamente si trova per riferirci ai casi più importanti, nell'esercizio delle nostre mani, delle gambe, della bocca, della voce e del pensiero. Non sei d'accordo? Certo? Ebbene, se uno mi domandasse, Socrate, Cos'è che in tutte le circostanze chiami velocità? Io gli risponderei che chiamo velocità il potere di fare in poco tempo molte cose con la voce, nella corsa e così via. Risponderesti esattamente. Allora prova anche tu la chete, a dire lo stesso per il coraggio. Che cosa sia questo potere che si ritrova identico nel piacere, nel dolore e in tutte le circostanze che menzionavamo poco fa e che viene chiamato coraggio? Socrate era una persona che, da una parte, non apparteneva alla cultura tradizionale. Egli era un estremo argomentatore, era il razionalista più tremendo che mai apparse sulla scena della filosofia greca. Era un uomo che voleva fare valere solo il logos, l'argomento più forte, che non credeva a nulla che non era basato sulla ragione. E allo stesso tempo, quest'uomo non era un sofisca. Lui era una persona che voleva fondare sulla ragione l'obbligo morale dell'uomo. Mentre la sofistica negava che ci fossero obblighi morali al di là del proprio interesse razionale, Socrate crede che esistano profondi obblighi morali basati sulla ragione. Dunque, egli congiunge la credenza ingenua del mondo tradizionale in valori assoluti con il razionalismo che entra con la sofistica. E questo non era mai successo prima di lui. Non c'era stato un filosofo che aveva il livello di argomentazione di Socrate, che in verità con il, la sua ironia, con il suo rigore dimostrativo, con la sua capacità di confutare altre posizioni superava di lungi tutti i sofisti e che allo stesso tempo come una grande pietra nel mare rimaneva non scosso dalla crisi dei valori morali intorno a lui. La grandezza morale della figura di Socrate emerge al pari della profondità, dell'ampiezza e del valore della sua riflessione etica. Al centro di tale riflessione è l'idea che nessuno compie il male volontariamente, ma solo per mancanza di conoscenza. La virtù, infatti, coincide per Socrate con il sapere. In che senso virtù e sapere possono essere identificati? Uh, yeah. Se si afferma che la virtù è sapere, ciò dipende dal prestigio che in generale la conoscenza possiede nel pensiero presocratico, la sapienza in opposizione all'ignoranza. E questo è un obiettivo anche per Parmenide, per Democrito e per Anassagore. Il sapere ha la priorità su tutto. Ho parlato prima brevemente di quale rango la teoria godesse presso i greci, poiché è la strada che conduce all'eterno e all'universale. Di tutto ciò rimane una traccia nella concezione socratica del sapere. È in questo modo che Socrate giunge a quel sillogismo, che Aristotele ha caratterizzato come sillogismo abbreviato, secondo cui colui che veramente sa ciò che deve fare, lo farà. Non c'è nulla che possa contrastare il sapere. Si cela qui, in fondo, un tratto di pensiero gerarchico. L'elemento razionale deve essere il più forte in tutte le circostanze di fronte alla irrazionalità. E quando il sapere riesce a farsi avanti nella sua purezza, allora l'uomo che conosce il giusto agisce anche secondo giustizia. Il pensiero etico di Socrate rappresenta dunque una trasformazione molto particolare nella tradizione speculativa dei pre-socratici. Senofonte e Aristofane ci presentano la figura di Socrate come quella di un sofista. Platone, al contrario, lo considera il grande oppositore del relativismo e dello scetticismo sofistico. Qual è la sua opinione? Socrate è una persona che scopre un nuovo campo per la filosofia. È stato spesso detto che mentre la filosofia naturale è stata scoperta dai presocratici e la direttica da Platone, Socrate ha scoperto la filosofia morale. Eh, esistono naturalmente precetti morali già anteriori a Socrate, le persone non avevano bisogno eh, di Socrate per vivere in maniera onesta, ma quello che Socrate tenta di fare è diffondare la morale, cioè di arrivare a argomenti cogenti razionali per la necessità di agire in maniera morale. Ora, secondo Socrate, questa comprensione logica delle strutture della morale. È quello che dà alla morale una vera dignità. Vede, con Hegel noi distinguiamo tra Sittlichkeit e Moralität, tra eticità e moralità. Persone etiche sono persone che fanno il loro dovere senza mai pensare qual è il loro dovere. Non riflettono se sono buone o no, ma lo sono in maniera istintiva. Mentre dopo la crisi della cultura tradizionale, che accade con i sofisti, non era più possibile essere buoni in maniera ingenua. Come cefalo all'inizio della Repubblica di Platone, questo buon vecchio che quando poi la discussione eh, volge intorno a questioni morali, abbandona la compagnia e si ritira per sacrificare. Lui appartiene a questo mondo arcaico dell'antica eticità. Mentre Socrate è una persona che crede che dopo la crisi solo attraverso la ragione si può riconquistare una moralità. E una delle poche frasi che noi possiamo attribuire di certo allo Socrate, al Socrate storico è proprio questa, che il sapere è la virtù, che la virtù è un sapere. Cioè con ciò è inteso che solo la persona che consciamente ha riflettuto sulle varie possibilità dell'azione e sulla possibilità del male è in un alto senso morale. thank you La contraddizione fra le testimonianze può essere risolta proprio se capiamo che Socrate era il massimo dei sofisti e allo stesso tempo, proprio in quanto il massimo dei sofisti, l'autocancellamento della negatività. Socrate sembra avere scoperto, come primo uomo nella storia della filosofia, l'argomento secondo il quale una posizione negativa distrugge se stessa. Noi troviamo nell'Eutidemo l'argomento che se uno assume che non esiste verità allora esso stesso non può pretendere che la sua posizione deve essere vera, può essere vera. Cioè chi nega che esiste una verità oggettiva distrugge la propria pretesa di valità e perciò la sua posizione deve essere sbagliata. Questo argomento, secondo me assolutamente cogente contro ogni forma di relativismo e di soggettivismo, è stato scoperto per la prima volta nella storia del pensiero umano da Socrate. E su questo argomento lui ha basato la sua certitudine assoluta che esiste una verità e che esistono dei valori. Coraggio, Protagora. Metti a nudo anche questo lato del tuo pensiero. Qual è il tuo punto di vista nei confronti della scienza? Ne hai la stessa opinione della maggior parte degli uomini oppure no? E più ritengono che la scienza non abbia alcun vigore né capacità di guidare o governare. E non solo i più ne hanno un simile concetto, ma spesso pensano che pur nell'uomo che la possiede non sia la scienza a governare, ma qualcos'altro. Ora la passione, ora il piacere, ora il dolore, talvolta l'amore, più spesso la paura. In una parola si mettono in testa che la scienza sia come un servo, trascinata di qua e di là da tutte le passioni. Sei anche tu di questo avviso o ritieni che la scienza sia qualcosa di bello? Capace di avere in mano il governo dell'uomo, tanto che se uno conosce il bene e il male, non può essere dominato da null'altro, né può comportarsi se non come gli comanda la scienza, e che la sola saggezza basti a sorreggere l'uomo? A me sembra che sia non solo come tu dici, Socrate, ma che per me, più che per ogni altro, sia brutto non affermare che la sapienza e la scienza sono quello che vedi più alto. Tra le cose umane. Giuste parole. E vere, esclamai. Ad ogni modo, sai che la maggior parte degli uomini non crede né a me né a te. Dicono anzi che, pur conoscendo il meglio e potendolo seguire, non lo vogliono, ma agiscono in tutt'altra maniera. E a quanti ho domandato quale ne sia la causa, hanno risposto che lo fanno perché sopraffatti o dal piacere o dal dolore o perché dominati da qualcun'altra di quelle passioni di cui di anzi parlavo. A proposito dell'identità in Socrate di virtù e scienza, si è parlato di intellettualismo etico. Sembra però che in questa formula sia contenuta implicitamente una critica al pensiero di Socrate. È esatto? Sì, certamente. L intellettualismo etico propriamente significa... Che nell'agire umano il primato spetta al conoscere. E in Socrate, in tutte le fonti che ci parlano di Socrate, in Platone, in Aristotele, in Senofonte, troviamo affermato che Socrate avrebbe sostenuto l'identità di virtù e di scienza. Però questa identità è stata spesso fraintesa: nel senso che. Si è interpretato l'intellettualismo etico come se Socrate avesse sostenuto che la volontà segue necessariamente i comandamenti e i dettami della ragione e della scienza. In realtà in Socrate eh, questa identità di scienza e virtù è qualcosa di più profondo. Cioè scienza e virtù sono due nomi per indicare una sola cosa, cioè l'agire consapevole, l'agire che... Eh, fa le sue scelte in funzione di criteri di cui la volontà stessa è consapevole e in questo senso l'intellettualismo etico di Socrate è presentato molto bene da Platone quando sviluppa il tema dell'attraenza del bene, cioè Socrate diceva ognuno agisce sempre in funzione di ciò che ritiene bene perché il bene non gli può non apparire come preferibile. Quindi ognuno agisce in funzione delle proprie preferenze sempre. Si tratta di vedere quali preferenze sono da preferire e su questo si esercita naturalmente il, la discussione socratica, il dialogare socratico. Socrate nel decennio precedente al suo processo si era trovato due volte in una situazione di conflitto profondo, la prima con il regime democratico, la seconda con il regime oligarchico dei 30 tiranni. Quando gli ateniesi vinsero la battaglia delle Arginose nel 406, fu l'ultimo successo che ebbero sugli spartani prima della sconfitta finale, i generali vincitori alle Arginuse furono processati ad Atene con il pretesto che non avevano salvato i naufraghi. Ora, Senofonte ci racconta nelle elleniche dettagliatamente tutto lo svolgimento del processo, ma quello che è interessante notare è che Socrate in quella occasione era uno dei britani, cioè uno dei membri del Consiglio che aveva la funzione come dire di governo esecutivo della città e dall'uso che fa di certi termini Senofonte e Platone si è indotti addirittura che in quel giorno del processo Socrate fosse il presidente dei britani cioè il presidente della Repubblica perché erano cariche sorteggiate di giorno in giorno e quel giorno sarebbe capitato proprio a Socrate di essere capo dello Stato e lui avrebbe adoperato la sua autorità per impedire che si facesse un processo sommario contro i generali vincitori, processo illegale perché il diritto attico prevedeva sempre processi individuali. In quella occasione si volle derogare alla norma, si fece un processo eh, contro tutti insieme i generali vincitori delle Arginuse, e Socrate corse non pochi rischi perché si oppose alla volontà dell'assemblea, quindi al, al demos. Ecco. Quello fu un'occasione di contrasto profondo tra Socrate e gli umori diciamo, della democrazia ateniese. Altri contrasti ce li narrano Platone Senofonte, ebbe con il regime dei trenta tiranni. Quindi c'era qualche cosa nella personalità e nell'atteggiamento di Socrate che era in contrasto, diciamo pure con le norme della vita politica, anche al di là del regime in cui concretamente quelle norme si incarnavano. Ed ora tenterò di perdermi dalle accuse di Meleto, uomo onesto e amico della città, dice lui. Ecco l'accusa, Socrate... Erreo, di corrompere i giovani, di non credere agli dèi che Atene venera, ma ad altri dèi demonici che tenta introdurre nella città. Le accuse erano sostanzialmente due. La prima era la vera e propria accusa di Asebeia, cioè di impietà. Socrate non crede negli dei della città e anzi introduce divinità nuove. Questa era la prima accusa. La seconda accusa era quella di corrompere i giovani. Socrate si difende chiamando a testimoni gli stessi ateniesi. Lui è sempre vissuto in pubblico, ha sempre frequentato le palestre, i giardini, non ha mai insegnato a qualcuno in privato. E lì al processo sono presenti tanto i suoi giovani uditori, quanto gli uditori più anziani, quanto i loro genitori. E Socrate li invita a testimoniare se mai ha insegnato a loro qualche cosa che può apparire come corruttore. E naturalmente come dire, riesce a dimostrare questo, però. Dobbiamo anche tener pronto che l'accusa di corrompere i giovani aveva un sottofondo politico che al processo non venne fuori esplicitamente, ma che venne fuori subito dopo la morte di Socrate, e cioè quello di essere stato il maestro e l'educatore di Crizia e di Alcibiade, cioè di due delle figure più eh, criticate, più fatte oggetto di esecrazione nell'Atene della democrazia restaurata dopo il regime dei 30 tiranni. Crizia era il capo dei trenta tiranni, Alcibiade era colui che per non sottomettersi al processo aveva tradito Atene ed era passato a Sparta e aveva combattuto contro la propria patria. Socrate era stato in rapporti sia con Crizia che con Alcibiade e questo non gli fu perdonato e questa è la vera sostanza che sta dietro l'accusa di corruzione dei giovani. di 80 voti la commutazione proposta è respinta e Socrate li soffronisco è condannato a morte con bevanda di Ciguo. Amico Socrate, ancora una volta lasciati persuadere e mettiti in salvo. Rifletti, Critone: se io me ne vado da questo carcere contro il volere della città, faccio male a qualcuno e precisamente a chi meno lo merita. Se mentre non siamo sul punto di prendere la fuga, o come tu altrimenti voglia dire, ci si parassero davanti le leggi e la città e ci chiedessero, Dimmi, Socrate, che cosa hai in mente di fare? Non mediti forse accingendoti ad un'azione simile di distruggere noi, cioè le leggi, e con noi tutto intero la città, per quanto sta in te? O credi possa vivere e non essere sovvertita da cima a fondo quella città in cui le sentenze pronunciate non hanno valore o sono rese vane e nulle da privati cittadini? Che risponderemmo noi, o oh Critone, a queste e simili domande? E che cosa risponderemmo se le leggi seguitassero così? Che cos'hai da reclamare tu contro di noi e contro la città che stai tentando di darci la morte? E anzitutto non fummo noi che ti demmo vita e per mezzo nostro tuo padre preso in moglie tua madre e ti generò. Parla dunque. Credi forse che non siano buone leggi quelle di noi che regolano i matrimoni e hai da rimproverare loro qualche cosa? Non ho nulla da rimproverare, risponderei io. E allora quelle di noi che regolano l'allevamento e l'educazione dei figli in cui tu stesso fosti educato, hai rimprovere da fare? No, direi io. E sia, ma ora che sei nato, sei stato educato, potresti tu dire che non sei figlio nostro e un nostro servo tu e tutti quanti i progenitori tuoi? E se è così, pensi forse che ci sia un diritto da pari a pari tra te e noi? E che se noi tentiamo di fare qualche cosa contro di te, abbia il diritto anche tu di fare altrettanto contro di noi? Il dialogo con Critone è considerato il punto più alto del pensiero di Socrate. Nel contrasto che oppone l'individuo alla collettività, il cittadino alla legge, egli mostra concretamente la necessità della universalizzazione della morale. A quale criterio Socrate ispira il suo comportamento? Socrate non era un uomo disposto ad accettare l'arbitrio dei tiranni, come non era disposto ad accettare l'arbitrio della maggioranza. Vede, anche la democrazia può sbagliare e non c'è nessuna garantia che ciò che decide la maggioranza sia necessariamente vero e Socrate cerca un criterio di ciò che sia valido moralmente al di là della decisione cieca, sia una decisione di un tiranno sia una decisione del demos e il criterio che lui sviluppa nel Critone è un criterio che in molti punti ricorda il criterio di Kant, Troviamo nel critone dove lui discute con il suo amico se è lecito abbandonare la prigione e fuggire eh, la condanna di morte, troviamo nel critone l'argomento che se lui facesse così le leggi di Atene non avrebbero più stabilità, perché se un uomo si arroga il diritto eh, di ehm, eh, non accettare le leggi del proprio paese, quando è stato condannato in una condanna formalmente corretta, allora il paese eh, arriverebbe alla dissoluzione, cioè abbiamo il criterio della universalizzazione, se tutti farebbero così allora non sarebbe eh, possibile convivere insieme. Dall'altra parte la cosa in importante in Socrate è che la etica è fondata sull'autonomia, è Socrate stesso che capisce che deve fare così, le leggi praticamente sono una esteriorizzazione del suo io proprio, Ciò di cui Kant era così orgoglioso, di avere sviluppato un'etica che allo stesso tempo fosse oggettiva, universalmente valida e fondata nell'autonomia del soggetto, non in considerazioni eteronome: noi dobbiamo comportarci così perché sennò Dio ci punisce o perché sennò perdiamo la reputazione con i nostri concittadini, eccetera. La unità di oggettività e autonomia, questa credo sia la grande scoperta di Socrate nell'etica.